Nell'anno 183 dell'Egira, il 799 per i cristiani, Asad ibn al-Furat, per volere di Dio clemente e misericordioso, ha dato il via al suo sogno di conquista della Sicilia, guidando dalle coste tunisine una poderosa flotta di 70 navi e sbarcando 10.000 arabi, berberi, persiani nelle coste occidentali dell'isola e nelle campagne dell'interno. Il sogno è divenuto realtà molto tempo dopo. Era il 351 anno dell'Egira, il 962 per i cristiani, e mezzo milione di arabi del Maghreb hanno occupato la Sicilia, fortificando l'isola, fondando città, costruendo castelli e balie nelle campagne e torri di avvistamento a proteggere le coste e le tonnare. Sono ormai passati 200 anni e sono molti di più gli arabi divenuti siciliani che abitano e lavorano queste terre, che popolano le città delle aree interne e delle coste. Geografi e storiografi hanno raccontato la nostra felice Sicilia, le sue campagne colorate di grano, i muri a secco dei giardini, l'uso sapiente dell'acqua nel rendere fertili i campi, gli uliveti, i palmizi e gli agrumeti. Balarm è la città più popolosa, simile a Susa in Tunisia e all'Andalusa Cordoba. Qui i siciliani vivono a fianco di greci, longobardi, ebrei, slavi, berberi, persiani, tartari e neri. Coloro che visitano Balarm la descrivono con ammirazione. Balarm è il nome con cui noi chiamammo Palermo, più grande e bella del Cairo vecchio, la città più bella dell'isola. I torrenti Chemonia e Papireto bagnano le ripide rive del Casr di Palermo. Nella parte più alta, la Galca, sorge il Palazzo Reale, difeso da mura alte e inespugnabili, insieme ai palazzi delle famiglie più importanti, alle moschee, i bagni, le botteghe dei mercanti. Una grande strada l'attraversa, scendendo dritta verso il mare, e l'As Simat al-Balat, che i cristiani chiamano Cassaro. Se poi da questa strada ti addentri nella città, percorri un'infinità di vie minori, strette e tortuose. Shari, le vie più grandi, Darbi, quelle minori, Azzicca, i vicoli, spesso conclusi da cortili. Nel Cassaro, prima si affacciava la grande moschea della predicazione del venerdì, ora la chiesa cattedrale collegata al Palazzo Reale. Molti cristiani hanno abbracciato la fede dell'Islam e buoni rapporti hanno legato gli originari palermitani e gli arabi. Lo stesso è avvenuto sino a non molti anni fa, quando le genti normanne hanno conquistato la nostra città. I due re normanni hanno voluto una politica di pace con le popolazioni arabe di Palermo e molti hanno lodato il benessere e la potenza della Sicilia sotto la loro guida. Ruggero I, uomo religiosissimo, divenuto re, ha voluto mostrarsi al popolo di Sicilia come un re bizantino. In privato, però, Ruggero ha amato la cultura dell'Islam ed ha voluto con sé nella corte le migliori menti tra gli arabi di Sicilia. Lo stesso è accaduto per Ruggero II, soldato valoroso, che si è fatto chiamare Al-Mu'taz Billah, il potente per volere di Dio, ed ha scelto i più valorosi generali per guidare l'esercito.
arabo, latino e greco, le lingue parlate nella corte, in segno di rispetto per le comunità che convivono nell'isola. In tanti hanno celebrato il potere regale di Ruggero II e la sua protezione divina. Lo ha raccontato il suo ammiraglio, il greco Giorgio di Antiochia, rivestendo con mosaici di straordinaria bellezza le pareti della chiesa palermitana che lui ha fondato e dedicato a Maria. Un grande parco intorno a Palermo, il Gennetto Lard, il paradiso della terra, quello che i cristiani chiamano Genoardo, è stato realizzato da Ruggero II e dai re che lo hanno seguito, degno dei leggendari boschetti pensili di Ninive e Babilonia. È chiuso da alte mura, con fiumi e specchi d'acqua artificiali, palme da dattero, agrumi e quanto di più bello ha la natura nel Mediterraneo. Qui il re normanno vive la gran parte dei suoi giorni con la sua corte, qui riposa e assapora la frescura dell'aria nei padiglioni all'aperto, le cubule e negli splendidi palazzi della Zisa, la Cuba Soprana, lo Scibene, la Favara, per lui realizzati. Ruggero II è uomo di cultura saggio e per questo ha voluto che architetti e artisti bizantini, magrebini ed egiziani trasformassero il castello palermitano in una splendida reggia. Le torri greca, gioaria, chirimbi e pisana difendono ora il palazzo reale, il convento benedettino, la chiesa dedicata a Giovanni e il cimitero palatino che si addossa alle mura. Nel Palazzo Reale, Ruggero II, vestito all'orientale come l'intera sua corte, ha voluto che un harem di donne musulmane e occidentali, schiavi ed eunuchi, allietasse le sue giornate. Si è circondato dei più valenti uomini di cultura arabi, compiacendosi di discutere con loro di scienza e filosofia, arti e studi giuridici. Era il 524 anno dell'Egira, il 1160 per i cristiani, e nel Palazzo Reale, che diveniva sempre più splendente, il re ha voluto realizzare la cappella di corte e per questo ha chiamato a sé i migliori architetti e artisti. Sono giunti dall'Oriente e dall'Adriatico i più valenti mosaicisti, dal Maghreb e dall'Egitto sono sbarcati artisti straordinari, capaci di trasformare il legno in un'opera d'arte. Per 20 anni, lavorando tutti insieme, hanno dimostrato che dalla convivenza tra cristiani e musulmani possono nascere tali meraviglie. Ed ora la cappella è completata, qui, al centro del palazzo, circondata da portici e visibile da ogni parte. Il re raggiunge la cappella dai suoi appartamenti privati, attraverso un piccolo vestibolo, ed entra in quest'aula, che misura appena 18 metri, ma è meraviglia e ammirazione per gli architetti di Ruggero quando osservi le pareti e il soffitto decorati, il ricco pavimento e le preziose sculture. Alla base della cupola, un'iscrizione greca in versi ha dedicato la cappella al primo dei discepoli del Signore nell'anno 6650 della creazione del mondo. La luce la pervade filtrando dall'esterno dai trafori di gesso delle sue 50 finestre.
decorate con scritte in arabo. L'aula è suddivisa con perfetto equilibrio in tre navate da archi acuti. 10 colonne di edifici romani e bizantini la impreziosiscono, come i tanti marmi che con abile sapienza hanno trasformato il pavimento in un elegante tappeto ricco di colori, intrecci geometrici e disegni. Artisti mosaicisti siciliani e monaci basiliani insieme hanno decorato la navata centrale, lavorando nella cappella negli ultimi anni di vita di Ruggero II e durante il governo di Guglielmo I. Brevi frasi del Vecchio Testamento, scritte al di sopra delle scene, ti accompagnano nel racconto della Genesi tratto dall'Antico Testamento. Il racconto principale scorre lungo le pareti della navata centrale e nell'area del santuario, descrivendo in mosaico i fatti della religione di Cristo. In alto si distendono le scene che vanno dalla creazione della luce e delle acque al diluvio universale, per proseguire nella fascia più in basso fino alla lotta di Giacobbe con l'angelo. Nelle navate laterali, le parole degli Atti degli Apostoli sono trascritte in mosaico per raccontare la vita dei santi Pietro e Paolo. Una moltitudine di santi e profeti sulle pareti e sugli archi accompagna i fedeli alla lettura delle scene. Il racconto della vita di Cristo è proposto nei mosaici dell'area del santuario a partire dall'Annunciazione sull'arco trionfale e si sviluppa attraverso la rappresentazione delle sue tappe più importanti. Dalla presentazione di Maria il bambino al Tempio di Gerusalemme, al battesimo, la resurrezione di Lazzaro, l'entrata in Gerusalemme, la trasfigurazione. Come avviene nelle chiese di rito bizantino, una transenna in marmi e intarsi di mosaico delimita tutto intorno lo spazio del santuario, che alcuni gradini pongono più in alto dell'aula. Qui, verso i fedeli, si dispone un'opera tra le più splendide dell'architettura romanica, è quello che i cristiani chiamano ambone, chiuso preziosamente da lastre di marmo e posto più in alto dei fedeli da 6 colonne striate. Un leggio scolpito in forma di leone, simbolo dell'evangelista Marco per la lettura dei testi sacri. Un altro in forma di aquila ad ali dispiegate, simbolo dell'evangelista Giovanni per i Vangeli.
A fianco del lambone si dispone un capolavoro di scultura, il monumentale candelabro pasquale in marmo scolpito riccamente a rilievo, che poggia su quattro leoni nella posa di attaccare la preda. Con una complessa rappresentazione di scene di caccia nella natura, rapaci che attaccano prede, figure umane che sostengono il cero. Al centro è la figura di Ruggero che si inchina devotamente al Cristo in trono tra gli angeli. Come nella chiesa che Giorgio di Antiochia ha dedicato alla Madonna, anche nella Palatina, il mosaico che riveste interamente la cupola sul santuario racconta il trionfo della Chiesa. Il cielo è il mio trono, la terra sgabello i miei piedi. Sono le parole di Isaia scritte nel cerchio d'oro che avvolge la figura del Cristo, ritratto seduto, che benedice alla greca con la mano destra e regge con l'altra il libro chiuso. In posa frontale ad ali spiegate, quattro arcangeli indossano vesti imperiali bizantine e formano il corteo reale insieme a quattro angeli inchinati in preghiera. Più in basso nel tamburo si dispongono i profeti. Gli evangelisti Marco, Matteo, Luca e Giovanni, infine, sono ritratti con i Vangeli, pronti a raccontare ai fedeli il trionfo di Cristo. Il punto più alto del racconto si dispone sul catino absidale. È il Cristo Pantocrator, fiancheggiato da due arcangeli, che benedice i fedeli. Il giudizio universale, invece, è evocato minacciosamente con la rappresentazione nel sottoarco del trono vuoto, la colomba, il libro chiuso e con i simboli della passione, la corona di spine, la lancia, la spugna, i quattro chiodi. Dal lato opposto, dove il trono reale si addossa alla controfacciata, si conclude, o ha inizio, la celebrazione dell'autorità divina del potere reale conferito a Ruggero II. Sopra la rappresentazione di un portico con arcate, il mosaico descrive la natura nel pieno fiorire, popolata da 11 pavoni e difesa da due leoni rampanti. È una scena che evoca il parco del Genoardo e fa immaginare a chi sta nell'aula di abitare il centro di un palmizio.